io di è assurda. Parenzo, faccia, fini, faccia parlare Parenzo, no, presidente Miciche. A me Parenzo è uno che con cui abbiamo parlato tante volte. Sì. L'importante è che dica il contrario di quello che dico io. Per cui mi no, vabbè, benissimo. Però sentiamolo magari. No, e poi... ma non è, non è il contrario. Miciche è una. A me Miciche sta simpaticissimo, quindi non posso e neanche. Pure mi sta davvero simpatico, lo dico col cuore. Siccome è una persona che ha il senso dell'ironia e dell'umorismo, mi è venuto in mente un noto settimanale satirico di qualche tempo fa che si chiamava Cuore, che di fronte a proposte come questa, visto l'ora ve lo faccio solo vedere, titolava così: hanno la faccia come, diceva il settimanale. Questa è un'altra cosa. Il settimanale satirico Cuore diceva così. Lo ricordo bene. Il settimanale satirico Cuore. Allora, siccome è pieno di ironia, l'amico Mici che capirà il senso con il quale ho rievocato. Tanto che ricordo benissimo questa pagina di Cuore. Esatto, il noto settimanale. Che però sarebbe perfetto oggi, ma non per lei, per la proposta. Perché se andiamo sulle categorie. Capisce che non la finiamo più, il tema ma sono... Ma non sono io che vado sulle categorie, Parenzo, ma che mi dici? No, è una io follia. Metà. Mi io spiega se no perché, ma perché il presidente Mattarella, ad esempio, dovrebbe vaccinarsi dopo di lei? Con tutto rispetto, ma non si capisce perché no. Mattarella, che oggi è che Presidente della Repubblica, non si è ancora vaccinato. Mi dovete spiegare perché. Ma si deve vaccinare dopo di me? Ma io non voglio essere prima di Mattarella. Ma se lei dice che la categoria del deputato Ars, che va benissimo. Ma perché dici queste cose? Ma no, ma perché l'avete detto voi? Ma io non ho detto. Ma perché dici minchiate? Io ho detto soltanto che il Parlamento nazionale, regionale, tutti i consigli regionali è uguale. Che quando io ho visto l'elenco di quelli delle categorie. Alla fine posso anche arrivare, ripeto, ai contrabbandieri, ma ancora il Parlamento non c'è. Voglio capire perché. Allora, allora secondo me il professore universitario, ma anche oltre al medico, l'infermiere, ha più diritto di te. Non di te, ma del deputato regionale, ma anche del deputato nazionale. Il professore universitario è a casa. Il professore universitario ha più diritti di me. Cioè, considerare... Però chissà perché la proposta viene dall'Assemblea siciliana. Tiziana, cioè, dire, visto che abbiamo evocato le categorie... Chissà perché sei stato l'unico a proporla. Io le farei vedere le categorie per la regione siciliana. Ma così la proposta? Io voglio capire. Così almeno capiamo di cosa capiamo prima le categorie a cui fa riferimento il presidente Miciche, che mi pare senta benissimo. Sente benissimo. Altro che sente benissimo. Aspetta.